con Noemo Maradona, se possibile collegamento con Noemo da Napoli. Noemo Maradona è figlio illegittimo di Maradona e di un intendente della Guardia di Finanza. Ciao Noemo, un bel applauso, grazie, ciao. Ciao Gene. Allora, ciao. Hai visto la partita? Ciao, Gene. Hai visto il Napoli a Milano? Cosa hai fatto? Hai visto? Sì, sì, l'ho visto, un buon risultato, Gene, un ottimo risultato. Sì. Direi che il Napoli può mirare all'Europa League, azzarderei anche la Champions, guarda. Sì? Senti, tu, noi sappiamo che tu sei vicino a De Laurentiis, alla famiglia De Laurentiis. Possiamo dire le prossime mosse che farà De Laurentiis proprio in previsione della Champions? Gene, io sono vicinissimo, altro che vicino. Gene, hai letto De Laurentiis l'altro giorno è andato in udienza dal Papa? Sì, l'ho letto, era sui giornali, certo. Sì, l'ho visto. E indovina chi ha portato con sé, prova a indovinare. Ma dai, c'eri anche tu? Sì, ci sono andato proprio io, sì, esatto. E meno male che c'ero io, Gene. L'udienza sarebbe dovuta durare mezz'ora, ma sai com'è fatto De Laurentiis? Gene, ha iniziato a parlare e non la finiva più. Scusa, ma anche col Papa? Sì, sì, Gene, ma col Papa si è sbizzarrito proprio, non la finiva più. Il Papa nel frattempo ha scritto un'enciclica. Gene, io gli tiravo la giacca e gli dicevo, allora state zitto, vai, forza, vai a parlare pure lui. Ma lui niente, imperterrito, continuava. Gene, non ce la facevo più. Ma quanto più. Siete rimasti dal Papa? Scusa, quanto siete stati lì? 8 ore, Gene, 8-9 ore, non ce la facevo più. Gene, veramente, il Papa stava chiamando le guardie svizzere, lo stavamo cacciando, stava male, non so che aveva. E poi dopo gli ha mostrato questa nuova idea del suo nuovo cinepanettone, Natale al Vaticano. Gene, ma con Belen Rodriguez e Aldo Busi. Allora io a quel punto l'ho fermato e ho detto, Aurelio, basta, dagli sto regalo che hai preparato con tanto amore e andiamo. Cosa gli ha regalato al Papa, scusa? Gene, gli ha regalato questo cofanetto, questa raccolta dei suoi migliori film che ha prodotto nella sua strabiliante carriera. Ovviamente il cofanetto era vuoto. Ma che regalo è, scusa, un cofanetto vuoto? Tu sei fuori di melone, eh. Comunque, sono contento, pertanto per non cambiare, come al solito non abbiamo parlato di calcio, sei solito, ecco. Ragione, Gene, questo te lo concedo, è vero. Ma che ti devo dire, hai visto la dichiarazione dei redditi del ministro Tremonti? Sono argomenti dei quali tu non ti devi preoccupare, scusa, chi se ne frega? Non siamo, Gene, a Ballarò. Sono 39.000 euro di reddito, Gene, e neanche io guadagno di più un altro po', Gene. Ma scusa, ma io cosa stai dicendo? Lui, va a finire che... no, il ministro Tremonti, va a finire che poi quello si manda i controlli alla finanza a casa sua, io lo dico per lui. Tu devi smettere con la satira politica, va bene? Io ti saluto, non ne posso più, tu sei di un'impertinenza totale, basta, lasciamolo andare, va basta. Bene. Vai, guai a Ciao, te. Gene.